La signora ha debuttato, usiamo questo termine, è improprio, ha debuttato a Bari nel 1983 con la... Con la Butterfly, penso. Però, e poi sono stata abbastanza spesso ospite di questo meraviglioso teatro. Ho bellissimi ricordi. Però confessi una cosa. Sì. Lei è stata qui a Bari per un concerto dopo l'incendio e si è rifiutata di venire a vedere il teatro. L'anno scorso sono venuta a cantare nel Teatro Piccinni e non ho avuto la forza venire a vedere il mio vecchio teatro. Ecco, l'abbiamo costretta ieri per le prove. Ieri per me è stato, devo dire, un duro colpo. Anche perché il teatro per un artista è la casa. E per me poi, che vivo molto più comodamente su un palcoscenico che in un soggiorno o per strada, è come il grembo materno. Allora perdere un teatro, vedere questa rovina, queste macerie terribili dietro a me, è come perdere veramente una persona cara. E poi non dimentichiamo che Petruzzelli era un grandioso teatro, un teatro anche, come dire, anomalo, assurdo. Era enorme per la città al tempo, enorme, in cui fu costruito nel 1903, fu inaugurato il 14 febbraio 1903, aveva 3.000-3.500 posti per una città che su per giù contava 80-90.000 abitanti. Quindi. Signora Cavaivanska, le posso dire che la sua commozione riesce meglio a convincere di qualsiasi altra polemica sull'importanza di ricostruire questo teatro? Io veramente sono molto commossa perché mi leggono bellissimi ricordi. Poi devo dire questo scempio che hanno fatto, questo gesto di barbarie cieca, bisogna veramente darci una spinta. Questo teatro deve risorgere proprio per far vedere che la morte non tocca l'arte. Ecco, grazie a lei oggi, grazie a lei oggi, certo, lo facciamo rivivere. Per almeno qualche minuto. Sarà molto difficile cantare. L'ambiente perché non è dei migliori. Sono anche molto commossa. Sua voce, signora, va al di là della commozione. Grazie. Poi voglio dire una cosa. Questo teatro veramente era il simbolo di una terra povera, di una terra che si conquistava palmo a palmo, dove i contadini portavano la terra nei cesti. E questo enorme teatro, con un'acustica stupenda, con gli affreschi bellissimi, era come il simbolo, la forza di questa terra, la forza di Puglia. Bene, facciamolo rivivere col suo canto. Sì. E in attesa che lei si prepari, vorremmo far vedere qual era la casa in cui la signora Cavaivanska è arrivata nel 1983 con la Butterfly. Fra poco ci canterà un brano della Butterfly, e sono immagini, fotografie realizzate dal fotografo Nicola Amato all'indomani del restauro del teatro, restauro che è terminato qualche mese prima dell'incendio. Potete vedere cos'era il Petruzzelli una volta, veramente un tempio della musica, dove si era accolti e si veniva accolti in maniera eccezionale.
dirò, e dirò, io amerò Butterfly dalla lontana. Io senza darvi posta, me ne starò nascosta, tutto per Celia e un Ivanska, grazie molto. Noi, non Leon, solo lei, anche noi siamo commossi qui. Tutti siamo commossi, qui c'è Terzani viveva alle spalle delle telecamere c'è del Terzani viveva in Giappone fino a poco tempo fa, il professor Farina è della mia stessa età e quindi con il bel di vedremo della Butterfly ci siamo davvero commossi. Perfino i ragazzi che hanno 20 anni hanno avuto alcuni momenti di commozione. Vedrà che tornerà al Petruzzelli e un bel dì vedremo la signora Kabaivanska cantare nel rinnovato Petruzzelli. Certo, certo, dopo ne parleremo. Quindi questo teatro ha vissuto 88 anni, ha aperto i suoi battenti il 14 febbraio 1903. Vi vorrei leggere da questo volume edito da Adda il cartellone, il primo cartellone. La stagione è stata inaugurata dall'opera Ugonotti di Meyerbeer. Poi c'era l'Aida, Trovatore, Dea, Andrea Chenier. Sotto, scusate, una curiosità, io sono un giornalista quindi mi pasco un po' di queste cose, c'è scritto numero 70 professori d'orchestra, numero 70 coristi di ambo i sessi, numero 30 ballerine, corifei e ragazzi, numero 24 bandisti, 200 comparse. Quindi però incominciò alla grande questo teatro, incominciò alla grande e deve continuare alla grande. Lei ha parlato prima di atto di barbarie, ma la lirica, il teatro, la cultura vive la nonostante cultura la barbarie. Poi ha sempre combattuto la barbarie. Penso che una poesia nella storia spesse volte ha fatto finire un tiranno. La musica di Verdi è stata fondamentale per l'unità d'Italia. La musica qui non deve morire e non può morire, perché anche dentro queste terribili macerie si sentono ancora le note e si sente ancora l'orchestra che ha portato questo teatro a livelli internazionali. Certo, dobbiamo veramente il teatro Petruzzelli, specialmente negli ultimi anni, e bisogna dirlo, grazie alla gestione e all'abilità di Ferdinando Pinto prima di tutto. È assurdo a livelli mondiali, ci sono state delle prime mondiali in questo teatro. Un attimo prima che lei ci canti un'altra aria, che sarà il Vissi d'arte, Vissi d'amore, non può essere altrimenti, una domanda al maestro Paolo Ballarin. Lei è venuto qui una volta, qualche anno fa, ma come spettatore. Sì. Che impressione ha avuto ritornandoci? Non posso che unirmi alle
parole e alla commozione della signora Khabaivanska, io mi ricordo questa sala, tutta stucchi, tutta dorata. Anche lei, anche lei è emozionato. Non si può non essere emozionato. Anche perché fra l'altro lei è direttore di un teatro, del Teatro Sociale di Rovigo, per cui come diceva, si rende conto che la casa è crollata, non c'è più. Come diceva la signora, noi viviamo in teatro e quando si vedono queste situazioni da guerra, ma sentiamo che allora facciamo risuonare la musica sì. E il bel canto. Prego. Grazie alla signora Khabaivanska, un'altra boccata d'ossigeno, un'altra spinta a che questo teatro possa rivivere. Lei mi diceva l'altro giorno che negli ultimi tempi ha inaugurato i nuovi teatri italiani, alcuni dei nuovi teatri italiani. È stata veramente una coincidenza molto fortunata e molto felice, perché io ho tenuto a battesimo i due teatri risorti in Italia. Prima il Regio di Torino, mi pare nel 73, il nuovo Regio Teatro di Torino, con i Vespri Siciliani e la famosa regia della Maria Callas, l'unica regia. Certo.
Quindi sì, allora si può prenotare per l'inaugurazione poi del nuovo, quest'anno del nuovo Petrozelli? Inaugurato anche il nuovo Carlo Felice di Genova con il Trovatore. Adesso, se voi non tardate molto, affrettatevi, perché i miei anni sono tanti e forse potrei inaugurare anche il Teatro Petrozelli. Ah, ce lo auguriamo tutti, signora. Questo è un messaggio. Speriamo che l'abbiano sentita in molti, anche le persone soprattutto che contano e che devono decidere. Certo, è certo, questo è un messaggio che va a una vasta schiera di persone, dai proprietari al comune, a tutta l'intera collettività. Bisogna dire qualche cifra, scusatemi, che per ricostruire questo teatro ci vorranno all'incirca da 40 miliardi in su, forse qualcosa di più di 40 miliardi. E c'è un fondo a disposizione di 29 miliardi, ma è un fondo statale che non può essere utilizzato perché la proprietà è privata. Quindi si tratta di trovare un'intesa tra i proprietari privati e l'ente pubblico per far risorgere questo teatro, dove la signora Cabenasca adesso ci canta l'ultima aria, Io sono l'univalcella. Come un augurio, perché l'arte non muore e non deve morire neanche qui. Grazie molte, signora. Grazie signora Raina Kabanowska, grazie a maestro Paolo Ballarini, grazie a loro. Noi del Circolo delle 12 abbiamo cercato di ridar vita, sia pure per poco, a questo teatro, dando un soffio
di speranza anche a tutti, sperando in fin dei conti che queste macerie che sono alle nostre spalle fra non molto non si vedano più. E con questo concludiamo dal Teatro Petruzzelli. Grazie Tito, e il Circolo delle 12 al Petruzzelli tornerà per la riapertura. È una promessa, non cioè, dipende da noi, ma non dipende da noi. Ascolterà. Noi comunque abbiamo la buona volontà, noi tutti, di ritornarci. Grazie infinite a tutti e grazie signora Cabaivanza.